Il mieloma multiplo è diventata una patologia cronica e quindi questo è molto importante perché cambia completamente la prospettiva della presa in carico del paziente. Il paziente quindi, che è un paziente cronico, ha bisogno non solo degli aspetti che riguardano quindi gli ospedali, il medico, le visite, gli screening, eccetera, ma ha bisogno anche della parte sociale, di qualcuno che lo sostenga, che lo supporti nel percorso, che è un percorso difficile. E quindi l'integrazione sociosanitaria è molto importante ed è questo che volevo sottolineare. In Toscana la stiamo perseguendo da tanti anni, abbiamo fatto tanti passi in avanti, ma c'è bisogno di fare ancora di più. E quindi sono contenta di essere qui perché questi obiettivi si raggiungono solo e soltanto grazie al coinvolgimento nelle scelte dei pazienti. Perché se il paziente viene coinvolto e racconta quali sono le sue necessità, i suoi bisogni, quali sono le sue difficoltà, non solo nell'accesso alle cure ma anche ai servizi sociali, allora forse possiamo organizzare una rete che è più efficace e più efficiente.